Raccontare storie di innovazione e di entusiasmo, ascoltarle dalle voci dei protagonisti. Questo è quello che voglio fare. Io sono Saverio Cuoghi, questa è Innovazione 2020. La scienza delle organizzazioni positive, qui con noi abbiamo le due autrici, Verusca Gennari e Daniela Di Ciaccio. Che cosa c'entrano le organizzazioni positive con l'innovazione? Beh, allora, già parlare di organizzazioni positive contiene, è innovativo, è innovativo di per sé. Cosa c'entrano? C'entra il messaggio. Il messaggio è questo, che le organizzazioni oggi, come le abbiamo intese, dove per organizzazioni poi di fatto si intendono tutte le realtà in cui l'essere umano è in relazione, no? Quindi non solo le imprese, ma anche le scuole, anche le università, gli ospedali, anche le amministrazioni pubbliche, possono adottare le informazioni che la scienza mette a disposizione per costruire un paradigma più funzionale. Cosa dice questo paradigma? Dice semplicemente una cosa, che anche se siamo predisposti biologicamente alla negatività, di fatto noi esseri umani funzioniamo meglio sotto una chimica positiva. Quindi, compreso questo, e sono le scienze, soprattutto le ricerche degli ultimi 10 anni a fornirci queste informazioni, se innestiamo queste informazioni all'interno delle pratiche, dei processi, delle culture di un'organizzazione, allora possiamo costruire ambienti di lavoro in cui le persone possono, come ci piace dire nel libro, fiorire, dove fiorire significa mettere veramente al centro le persone in una nuova logica che sposta il paradigma della competizione e della separazione verso quello della cooperazione e della collaborazione. E non perché è un mantra etico morale, anche quello in un certo senso, ma è la scienza che ci spiega quanto ci conviene, quanto paga investire in questa direzione, al di là di quello che magari siamo abituati o siamo stati educati a pensare rispetto alle nostre relazioni e il lavoro. Quindi un'organizzazione positiva è un'organizzazione più fertile dal punto di vista dell'innovazione, mi pare di capire. Certo, pensa che infatti noi siamo partiti un po' da questo, no? Perché noi ci occupiamo di felicità, tra l'altro, perché ci chiamiamo To Be Happy, e quindi sai, all'inizio le aziende ti guardano e pensano ok, no? Fuffa. Quindi siamo dovuti partire proprio da lì, dai numeri, e per fortuna gli ultimi 10 anni ci hanno consegnato a livello anche internazionale dati, ricerche, studi di settore in ogni ambito, in ogni contesto, dalle scienze più solide a quelle più di frontiera, che offrono questi dati, cioè investire sulla positività e sul benessere paga, e i numeri lo dimostrano, paga a livello di performance, paga a livello di redemption, di turnover, paga a livello di innovazione, più 300% di innovazione, insomma è un dato che non dispiace. Voi avete scelto di lavorare con le imprese, con le organizzazioni, anzi, italiane. Quali sono le esperienze pratiche che avete già compiuto e a chi vi rivolgete in particolare? Allora, in particolare ci rivolgiamo alle organizzazioni, e all'inizio non abbiamo voluto, scegliendolo proprio, segmentare, nel senso che tutto ciò che comunque sposa, ogni organizzazione che sposa questo principio merita di investire in questa direzione. Quindi questo per dire cosa? Che nel nostro business plan di fatto hanno lo stesso valore i progetti che possono partire con le imprese. Noi lavoriamo prevalentemente con le imprese, con le aziende grandi, perché proveniamo da lì, abbiamo 15 anni di esperienza in questo settore, quindi è stato naturale anche che iniziassimo a dialogare proprio con queste realtà, con Mercedes-Benz Italia, con Reale Mutua, con realtà che stanno, o perché le politiche di welfare li portano in quella direzione, o perché hanno capito che investire in questa direzione ha senso, ecco, stanno investendo con noi. Ma anche le scuole ci chiamano per iniziare a dialogare con gli insegnanti, con i direttori scolastici in questa direzione, anche gli ospedali, anche i medici. Quindi tutto ciò che ha a che fare con il mondo della relazione all'interno del contesto lavorativo, noi lo accogliamo a braccia aperte, perché il tema è fare cultura. Il nostro approccio, quello che raccontiamo, in realtà non fa altro che mettere ordine su cose che già sappiamo ma che abbiamo perso, e che riportiamo all'interno delle pratiche con nuove informazioni, per dire che ha senso andare in questa direzione in qualunque prospettiva, perché l'obiettivo è evolvere, e evolvere in modo sano e sostenibile, si spera, per tutti. E quindi questo è il messaggio.
Bene, grazie mille. Grazie. Daniela Di Ciaccio, l'altra autrice del libro La scienza delle organizzazioni positive, voi identificate una serie di elementi che caratterizzano queste organizzazioni e il vostro metodo, perché un metodo c'è, identifica una serie di ingredienti per rendere le organizzazioni più fertili. Ce lo racconti un po'? Assolutamente volentieri. Diciamo che noi sappiamo oggi una cosa molto chiara che ci dicono le scienze, che sotto una chimica della positività, che significa che ogni volta che il nostro cervello ha un pensiero positivo o adottiamo un comportamento positivo orientato alla gratitudine, alla gentilezza, al rispetto, oppure facciamo, esperiamo emozioni positive, quindi il piacere di stare insieme, il riconoscimento e l'apprezzamento che riceviamo sul lavoro, ecco, in presenza di questo tipo di esperienze il nostro corpo produce una serie di sostanze, in dettaglio sono endorfine, ossitocine, una serie di chimica che, a differenza di una chimica negativa, ha questa straordinaria capacità di aprire i centri dell'apprendimento. Ci fa lavorare meglio, nel senso che consente al nostro corpo di valutare l'ambiente esterno con calma e lucidità e dunque trovare le soluzioni. È una chimica che, a differenza della chimica dello stress, dello sforzo, della pressione, della negatività, che fa agire sempre in maniera ripetitiva e attraverso dei pattern, invece appunto apre il nostro cervello all'intelligenza, all'intuizione, alla creatività. Dunque l'innovazione diventa è un risultato naturale del processo. E nel libro noi raccontiamo proprio questo. Chimica della positività ci fa funzionare meglio perché siamo più veloci nell'imparare, più aperti a vedere le alternative e ci adattiamo meglio all'ambiente in maniera più flessibile senza troppi sforzi. È chiaro che è un sistema che va rieducato. Un altro tema che è molto forte nel libro e che riguarda in realtà chi fa le organizzazioni che provano a fare innovazioni è il tema della coerenza. Ecco, il tema della coerenza oggi è il motivo su cui falliscono le organizzazioni, perché spesso assistiamo a valori dichiarati sui poster appunto aziendali del qui le persone sono al centro, il rispetto delle persone, premiamo il merito, poi nella sostanza i comportamenti quotidiani che perlomeno noi rileviamo quotidianamente stando dentro le organizzazioni vanno in tutt'altra direzione, quindi non ci sono processi che favoriscono l'emersione delle idee, perché le buone idee vengono sollecitate ma poi vengono cassate. Il manager che magari appunto abbiamo un'azienda che sponsorizza programmi di welfare in cui il benessere delle persone al centro, mettiamo l'asilo nido aziendale, il corso di yoga in azienda o lo smart working, poi succede che il manager, il capo, non ti manda a fare il corso, perché in realtà business first si dice dobbiamo pensare prima a produrre, quindi è un tema culturale. La coerenza, cioè il dichiarato, i valori dichiarati e spesso la cultura agita, che è la cultura tacita fatta dei comportamenti quotidiani che viviamo nelle organizzazioni, è l'anello mancante, è dove falliscono le organizzazioni ed è il motivo per cui è necessario oggi fornire delle informazioni solide alle aziende su quanto in realtà i comportamenti quotidiani dei capi e di tutti i dipendenti in realtà sono il risultato di modelli mentali che abbiamo. Quindi se io voglio costruire fiducia, io devo passare da un modello mentale e culturale cooperativo e non pensare che le persone sono qui a rubarmi lo stipendio o che se gli do il lavoro da casa probabilmente sono pigre e non fanno nulla. E dietro al progetto del libro in realtà c'è un progetto più complessivo che è quello di To Be Happy. To Be Happy nasce proprio con la volontà di divulgare soprattutto e diffondere un principio molto sano dal nostro punto di vista, quello della felicità prima di tutto per tutti, proprio perché noi sappiamo che oggi possiamo costruire e ridisegnare sistemi sociali, scuole, organizzazioni, mondo del lavoro intorno al principio della felicità e del benessere che stiamo vedendo appunto non solo essere cosa buona e giusta, perché produce benessere collettivo, ma perché la scienza ci sta dicendo
e sta confermando che è l'unica strada per invertire questa rotta del disgregamento sociale economico che assistiamo a tutti i livelli della nostra società, che è possibile fare ma che dobbiamo riallenare. TUBIEP nasce quindi come hub metodologico, perché noi divulghiamo le informazioni solide che raccogliamo in giro attraverso, selezionando e filtrando quello che la conoscenza più evoluta ci sta proponendo e ci sta portando all'attenzione. Le filtriamo, le trasformiamo in programmi, progetti, anche attraverso la formazione di un network di professionisti che possono andare poi giorno dopo giorno con i loro strumenti a realizzare la trasformazione nel mondo del lavoro, nella scuola, nel mondo della cura, della sanità, in tutti i luoghi di studio, di lavoro, di relazione, anche di partecipazione politica, affinché appunto riusciamo ad evolvere come individui e come società, basandoci sul principio appunto che la felicità paga, è una competenza che possiamo allenare, fa stare bene gli individui e produce benessere collettivo. Grazie mille, Daniele. Grazie. Innovazione 2020, la voce dei protagonisti, su iTunes, Spotify e Spreaker.